Pier Giorgio Odifreddi collegato con noi, ben trovato, buonasera. Buongiorno, buonasera anzi. Allora, cerchiamo di capire come spiegherebbe lei in termini semplici l'importanza di questa scoperta scientifica e che cosa cambierà? Ma io anzitutto sarei molto guardingo perché naturalmente si tratta di un esperimento fatto in determinate condizioni che dovrà essere ripetuto in altre condizioni da altri laboratori più volte, no? Quindi per ora si tratta di un annuncio. Se fossimo in una situazione normale, cioè se i media non fossero così vogliosi naturalmente della notizia e anche i fisici che ovviamente hanno da strappare i loro finanziamenti fossero un po' più cauti, magari noi non avremmo saputo nulla fino a quando la cosa non fosse stata confermata. Io stamattina su Repubblica citavo un episodio di molti anni fa ormai, quando Schrödinger, che ormai aveva già preso il premio Nobel per la meccanica quantistica, propose una teoria unificata di campo e Einstein gli disse: ma insomma la scienza non è una repubblica delle banane dove le rivoluzioni avvengono ogni settimana, no? Bisogna prima verificare. Infatti nel caso di Schrödinger la cosa era sbagliata. Qui io mi auguro naturalmente per loro che sia corretta. Se lo fosse, ecco che allora naturalmente si aprono molte prospettive. Ecco, ma se lo non fosse sarebbe davvero sconfessare la teoria di Einstein? E appunto, questa è una naturalmente delle possibilità, ma c'è una confusione, no? Ed è che si pensa che la teoria di Einstein dica che la velocità della luce è la massima velocità possibile. Invece la teoria di Einstein dice che c'è una massima velocità possibile e gli esperimenti facevano vedere fino a questo momento che fosse la velocità della luce. Abbiamo visto che la differenza tra la proposta velocità dei neutrini e quella della luce è veramente piccola, 20 parti su un milione, no? Quindi non è sorprendente che se le cose stessero effettivamente così, finora gli esperimenti non l'avessero dimostrato e che quindi si potesse immaginare che la velocità della luce era la massima. Se però non lo fosse, naturalmente ci sarebbero molti problemi da altre parti, per esempio la teoria dell'elettromagnetismo, che finora anche lei prevede una velocità, che è ovviamente quella della luce, perché la luce è un fenomeno elettromagnetico. In questo caso le due velocità sarebbero diverse, insomma ci sarebbero molte cose da cambiare, ma per fortuna i fisici sono ormai molti decenni che stanno aspettando uno scossone e questo potrebbe essere lo scossone giusto. Nel caso, come citava appunto stamattina nell'articolo, sarebbe quasi una rivendicazione, perché i neutrini sono delle particelle molto sfuggenti, sfuggenti talmente tanto che passano attraverso la materia senza quasi lasciare segno, ed è per questo che è molto difficile rilevarli. Beh, alcune delle loro proprietà più interessanti, il fatto che ce ne fossero di tipi diversi e il fatto che forse avessero una massa, erano state proposte da un fisico italiano negli anni 40 che si chiamava Pontecorvo, Bruno Pontecorvo, il fratello del famoso regista, quello della battaglia di Algeri. Pontecorvo scappò nell'Unione Sovietica e questo naturalmente gli fece giocare, per così dire, il premio Nobel per la fisica, però molti altri premi Nobel, almeno tre volte negli ultimi vent'anni, sono stati dati dei premi Nobel per ricerche legate ai neutrini. Agli inizi, per esempio, si pensava che non avessero massa, poi si è scoperto nel Kamiokan giapponese che invece una piccola massa ce l'avevano, si pensava appunto che andassero alla velocità della luce e quindi invece adesso si era creduto che la velocità fosse minore. Oggi questi esperimenti dicono che è maggiore. Forse è proprio guardando a questi tipi di materia così poco comuni come appunto sono i neutrini che potremo capire di più dell'essenza di questo nostro universo. Molto chiaro. Prima di salutarci, ci conceda di farle una domanda che riguarda comunque la scienza. Sappiamo che nelle prossime ore c'è la possibilità che pezzi di un satellite della NASA possano cadere sul nostro paese. Ovviamente parliamo di possibilità infinitesimali che riguardano il pericolo per l'uomo. Lei cosa farà alle 21:25 questa sera? Dunque io adesso me la sto battendo, infatti, perché poiché sono nel nord, no, la probabilità è piccola, ma è meglio non rischiare. Ma a parte gli scherzi, sto andando sud del Piemonte verso Cuneo, non credo che ci sia da preoccuparsi. Qualcuno poi naturalmente si beccherà il frammento sulla testa, così come quando si gioca all'Enalotto qualcuno vince, ma la maggior parte della gente non ha da preoccuparsi né in un caso né nell'altro. Quindi la ringraziamo, grazie a Pier Giorgio Odifreddi per essere grazie stato con noi e averci permesso di scherzare anche su questo argomento.